La sonorità della chitarra battente, contaminata dal suono del cajon, dell'ukubas, delle percussioni e dei sintetizzatori, per raccontare attraverso il ritmo della tarantella e le immagini di Viggiano, comune in provincia di Potenza, una storia lunga secoli come quella della tradizione dell'arpa viggianese. Un compito niente affatto semplice che Marcello De Carolis, chitarrista lucano, ha portato avanti attraverso un videoclip, da oggi disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme streaming, realizzato con il sostegno del Fondo Etico della BCC Basilicata e il patrocinio gratuito del Comune. La scelta della location è ricaduta automaticamente proprio sul paesaggio di Viggiano, simbolo e patria dell'arpa popolare lucana. Tra le location scelte dal regista e videomaker Vito D'Andrea, oltre al Ponte Alli, alla piazza Papa Giovanni XXIII, la nuovissima piazza Regina delle Genti Lucane e la sua stupenda veduta, c'è anche la villa del Marchese San Felice, oggi sede distaccata del Conservatorio di Musica Gesualdo da Venosa di Potenza. Ad accompagnare il percorso del videoclip ci sono i passi di danza di Lucia e Sofia Romano, che seguendo il ritmo della musica tra le strade del paese lucano giungono fino alla fonte sonora, la villa del Marchese San Felice, dove il trio composto da Marcello De Carolis alla chitarra battente, Luca Fabrizio all'ukubas e Luciano Brancati al cajon esegue le note della tarantella lucana.